Ben ritrovati. Oggi prepareremo insieme della pasta fresca con l'impastatrice Kenwood che ci servirà per preparare delle ottime lasagne al forno e quindi dobbiamo andare a fare le nostre lasagne, non la sfoglia per le lasagne. Noi abbiamo utilizzato 6 uova e 6 etti di farina. Io ho scelto una farina completamente integrale proprio perché mi piace l'idea che sia una farina meno raffinata, con più crusca, con più germe di grano. Voi ovviamente potete usare la farina che credete sia più adeguata a voi, tenendo però un po' queste proporzioni, quindi le 6 uova e i 6 etti, un uovo e un etto, ecco, come base. Mettiamo uova e farina nella vasca dell'impastatrice e andiamo a lavorare con il gancio, eccolo qua, in modo che venga un bel impasto omogeneo. Ecco qua la nostra pasta pronta per essere sfogliata per preparare la sfoglia per le nostre lasagne al forno. Mano a mano che prepariamo le sfoglie, teniamo comunque coperto l'impasto in modo che non si secchi. Andiamo a sfogliarle un po' alla volta con calma con la nostra sfogliatrice Kenwood fino a raggiungere lo spessore desiderato. Io credo che andremo intorno al 5 perché non siano troppo sottili proprio da essere difficili da lavorare, ma neanche troppo spesse. Passiamo ogni numero fino al 5, io di solito li passo due volte sullo stesso numero in modo da renderla ancora più omogenea. Benissimo, come sta venendo? Bene. Io sono fortunata perché ho anche la mia aiutante. Super brava, ottimo. Andiamo avanti così. Ecco le nostre sfoglie pronte. Adesso possiamo preparare le nostre lasagne al forno. Eccole qua, vedete come sono belle sottili e dall'altra parte come sono ruvide. Voi questo non potete sentirlo. Però sono proprio belle ruvide, la farina integrale dà questa qualità in più. Abbiamo tutto per assemblare e preparare le nostre squisite lasagne al forno. Abbiamo la teglia, noi utilizzeremo una teglia di misura 30 x 38-39 cm. Abbiamo le nostre sfoglie appena preparate. La besciamella trovate il come farla nella descrizione, trovate il link e anche il nostro favoloso ragù. Anche per il ragù in descrizione trovate il link. Non ci resta che partire. Iniziamo col mettere uno strato di besciamella sotto nella pentola e poi metteremo uno strato di sfoglia. Poi ragù, besciamella, sfoglia. Ragù, besciamella, sfoglia, ragù, besciamella, sfoglia, per quanti strati voi desiderate. Ecco qua, vedete, allora abbiamo messo un po' di besciamella, abbiamo messo la nostra sfoglia. Adesso andiamo a mettere il ragù. A me piace che sia abbondante, nel senso che, sì, insomma, le lasagne della nonna non erano sicuramente streminzite, erano belle corpose, quindi a me piace che si senta il ragù e anche la besciamella. Quindi io di solito sono sempre un po' abbondante. Ecco, noi abbiamo fatto la sfoglia in casa. Nulla vieta, se non avete tempo, se dovete fare una cena veloce, di comprare quelle già pronte. Sicuramente vi riducono molto i tempi di preparazione della lasagna. Andiamo a mettere un bello strato di besciamella, cospargere bene e poi andiamo avanti. Di solito si fanno un 4-5 strati, poi dipende un po' dalla pentola e da quanto vi piace alto. Arrivati all'ultimo strato desiderato, potete anche semplicemente regolarvi in base all'altezza della vostra pentola, del vostro contenitore. Finite con uno strato di besciamella. Potete anche aggiungere del parmigiano reggiano che dà sicuramente più sapore e intensità, alle lasagne. Per fare queste lasagne, io ho utilizzato un 4 uova di pasta,
un chilo di ragù e 1,5 litro di besciamella, giusto per darvi un attimo le idee delle quantità. Adesso andiamo a chiudere bene e poi a infornare. Andiamo ad infornare il nostro pasticcio, forno preriscaldato 180 gradi per circa 40-45 minuti, e però lo dobbiamo coprire, quindi con la stagnola copriamo in modo che mantenga l'umidità all'interno e si cuocia meglio. Magari poi gli ultimi minuti andremo a toglierlo in modo che si crei la crosticina sopra che vada a cucinarsi in modo diverso. Ecco il nostro pasticcio pronto per essere porzionato e servito. Più o meno da una teglia così usciranno un 10-12 porzioni, poi dipende quanto appetito avete o hanno i vostri ospiti. Potete anche decidere di porzionarlo e metterlo in vaschette monoporzione o anche più porzioni e metterlo in congelatore, pronto poi per essere scaldato e gustato in un attimo. Quindi è un po' uno di quei cibi che poi sono comodi durante magari i periodi in cui non si ha tempo per cucinare. E mi dispiace solo che non possiate sentire il profumo perché è davvero delizioso. Andiamo a porzionarlo e a servirlo. Ed ecco la nostra porzione di pasticcio pronta per essere portata a tavola. Se volete un tocco in più, una spolveratina di parmigiano, giusto per ultimarla. Buon appetito a tutti! E ricordatevi un bel like al video e iscrivetevi al canale per tante altre gustosissime ricette.